Yolanda Ritz. Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Fatemelo sapere sotto in un commento. E come vi avevo promesso nello scorso video, oggi finalmente andiamo ad aggiustare questi slime. Questi slime che sono slime ovviamente da un euro, come avete visto nello scorso video. Se ve lo siete perso, ve lo siete... Ciao Yolanda, ciao. Se ve lo siete perso, ve lo lascio ovviamente nella i delle info. In più vi lascio tutti gli altri eventi scritti e vi lascio le locandine qui, anche qua e ad inizio video che l'avete viste. Prima di iniziare il video, ovviamente vi voglio fare l'indovinello del giorno. State molto attenti, ragazzi. Mi raccomando, è un po' difficile, ve lo lascio scritto anche qui. Allora, è anche un po' lungo. Entri in una casa con un fiammifero, una lampada, una candela e un camino. Che cosa accendi per primo? Mi raccomando, indovinate sotto in un commentino. Allora, mi raccomando, 10.000 like per questo video, non ci arriveremo mai. Però ragazzi, spolliciate, anche se arriviamo più poco, spolliciate, fatemi sapere che vi piacciono questi tipi di video. Andiamo a modificare altri slime della Stifidol. Allora, i commenti che ho selezionato sono un pochino, perché questi slime li voglio modificare, uno con la ruota e due con i commenti che mi avete lasciato sotto al video, quelli più quotati. Commento più quotato è questo qui di Michela Rosada, che mi dice: allora, per l'ultimo slime, che è questo qua che ho fatto vedere, che ragazzi, cioè vi faccio vedere, ah, è volato l'ultimo, vabbè, l'ultimo slime che avete visto che è volato. Allora, colla trasparente, tanto gel, colorante rosso, poca crema, poca schiuma, per favore seleziona il mio commento, ho avuto 80 like tra cui anche il mio, quindi andiamo a prendere lo slime e facciamo questo esperimento nel modificarlo. Perfetto. Allora, come vedete lo slime è veramente orribile, cioè guardate, si spezza, si sgretola tantissimo come avete visto nel video. Allora, esci tanto gel, purtroppo il gel che ho è questo qui. Praticamente è finito. Quindi vado a prendere il poco gel che mi resta, ragazzi. Il poco gel che mi resta l'ho dovuto prestare a mio fratello. E siccome l'ho prestato a mio fratello, è finito il gel. Va bene. Oh, raga, mi raccomando, 10.000 like. Li volete gli slime fatti da mio fratello? Mio fratello è emozionatissimo di farli. Quindi, se volete gli slime fatti da mio fratello, anzi, fatemelo sapere prima sotto con un commento se volete gli slime fatti da mio fratello. E poi, mi raccomando, lasciatemi tanti like e così incitiamo mio fratello a fare questi slime. Poi, crema, schiuma. Io vado a mettere prima questi. Ok, vediamo se si scioglie prima un po', poi aggiungo il colorante e aggiungo la colla, perché ho paura che anche mettendo questi elementi esterni lo slime non diventi morbido. Se lo slime non diventa morbido, Michela, vado a mettere un pochettino, oddio ragazzi, vado a mettere un pochettino comunque anche di glicerina. Noi cerchiamo comunque di modificarlo in questo modo. Possiamo andare ad aggiungere anche magari del succo di limone. Quando gli slime sono troppo duri, ragazzi, potete aggiungere anche del succo di limone. In questo caso, siccome è uno slime da un euro e sono quegli slime gelatinosi veramente orripilanti, cerchiamo di modificarlo meglio possibile. Questo è il risultato. Vabbè, amalgamiamolo e vediamo se riusciamo ad unire tutti questi pezzi che si sono sgretolati insieme. Raga, sì, la glicerina mi sa che ci vuole, perché non si aggiusta solo così. Allora, andiamo ad aggiungere la glicerina, che poi è glicerina vegetale, che serve sostanzialmente per sciogliere lo slime. Questo slime, secondo me, doveva andare prima in microonde. Sentite, sembra... non so cosa mi sembra. Qualcosa stiamo ottenendo. Dopo aver messo la glicerina, qualcosa abbiamo ottenuto, ragazzi. Attenzione, questa è una grande svolta.
Quindi ragazzi, come vi dico, la glicerina e il limone salvano tutto, salvano l'anima del prosciutto. Quindi scrivetelo tutti sotto in un commento, salva l'anima del prosciutto. E eccolo qua, guardate. Adesso addirittura è appiccicoso. Quindi aggiungiamo la colla trasparente all'interno di questo slime e io ma lo vado ad aggiungere con le mani. Ma sì, ma dai. Mettiamo anche il colorante. Ma sapete cosa vi dico? Che dopo vado a mettere anche due glitter. Adesso mi faccio le mani rosse. Anche il piano da lavoro rosso. Fantastico. Oddio, sembra che sia successo qualcosa, ma vi assicuro che non è successo niente. Le mie mani sono piene di roba, ma sono veramente soddisfatta. Guardate, io direi di andare a mettere anche un zinzinino di glitter. Guardate qua, ragazzi, io adoro. Ho preso dei glitter, mettiamo tutti questi glitter qua, che sono bianchi, tutti olografici, molto 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 belli. Guardate qua la meraviglia di questi glitter che si vedono anche in videocamera. Mettiamo dei glitter argento e ovviamente mettiamo anche dei glitter rossi. Direi di chiudere in bellezza perché siccome in questo slime ci sono le fruttine, ne metto altre. Mettiamo altre fruttine. Voilà, che meraviglia! E andiamo tutto a mescolare. Il risultato dello slime, che ovviamente è venuto un pochettino più morbido e molliccio del solito, però sono veramente soddisfatta perché da quella pietra che era almeno siamo riusciti a modificarlo con pochi e semplici ingredienti. L'altro slime da andare a modificare, che era veramente super iper mega pessimo, era questo qui. Ragazzi, questo secondo me è peggio di quell'altro, cioè è peggio del rosso, perché è veramente molto 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 solido, molto duro. Non riesco neanche a cacciarlo addirittura dalla confezione, non so se ci rendiamo conto. Guardate, raga, si sgretola in un batter d'occhio. Togliamo la LOL dall'interno. Questo slime qui lo possiamo modificare e provare a modificarlo con il limone. Guardiamo insieme cosa ci dice. Cosa ci dice Rachele. Che è il suo commento? Due slime in due modi, ci dice. Glicerina con la trasparente glitter e addensante, oppure glicerina, gel o limone, puoi mettere tutte e due, glitter addensante. Ok, Rachele, io vorrei provare. Vediamo, prendiamo sia il limone, la glicerina non la vorrei utilizzare. Proviamo a mettere solamente il limone e vediamo un pochettino cosa succede se anche voi a casa volete modificare comunque uno slime, che ne so, da 1 euro, però non avete la glicerina. Vado a prendere il limone. Yes, l'unico limone che ho è questo, ragazzi. Guardate che bello questo limone, è bellissimo, non so, io mi emoziono per le cose semplici. Allora, mettiamo poche gocce di succo di limone. Il gel purtroppo l'ho finito, quindi non possiamo utilizzarlo. Allora, iniziamo a maneggiare questo slime solamente con il succo di limone e vediamo un pochettino cosa succede. Non vedo tanti miglioramenti in questo slime. Non vorrei mettere agenti esterni, quindi crema, eccetera. Così manteniamo la reale consistenza dello slime. Magari se riusciamo veramente a modificarlo. Lei ci ha chiesto anche la glicerina. Mettiamola perché vedo che con il limone veramente, raga, è pessima. Questa glicerina vegetale che la vendono in bottiglioni esagerati e giganteschi, la potete trovare su Amazon. Si stanno unendo tutti i pezzi, ma vedo che si sta comunque. A parte lo vedo più trasparente. È mai possibile che lo vedo più trasparente adesso lo slime? Potrebbe mai essere? E chi lo sa? Allora, lo slime. Guardate, ragazzi. Guardate le mie mani come sono glossy. Ragazzi, vedo che si è addirittura aggiustato un botto. Guardate, guardate qua. Comunque non c'è niente da fare, raga. La glicerina aiuta veramente tutto. Allora, io in questo slime, però, siccome è veramente molto molto chiaro, vorrei mettere un altro pizzichino di colorante e vorrei andare a mettere anche due palline.
Cosa ne dite? Quindi mettiamo anche qui dei glitter per renderlo molto 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 più carino. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Vogliamo trasformare questo slime in uno slime di Halloween? Facciamo così perché sapete che tra poco si avvicina Halloween e quindi sarebbe carino trasformare questo slime in uno slime di Halloween. Inizio a mettere del colorante viola. Così lo facciamo un pochettino più scuro, viola un po' più scuro, e mettiamo, anche se ci sono le fruttine dentro, vabbè, pazienza, mettiamo due palline arancioni, delle palline viola. Tra poco vi devo dire che ci sarà il restock sul mio sito degli slime di Halloween e ci saranno tante novità, soprattutto delle mystery box tema Halloween pazzesche. Quindi, ok, tema Halloween, quindi nera, arancione e viola. Andiamo a mescolare tutte queste palline meravigliose. Adoro! Abbiamo modificato questo slime in uno slime super Halloween. Io lo vado a riporre di nuovo nel suo contenitore, io adoro. E come tocco finale vado a mettere sopra questa qui che è una zucchina, una zucchina. Una zucca bellissima. Oh, abbiamo trasformato il nostro slime in uno slime di Halloween. Sembra davvero uno slime di Halloween bellissimo. Adoro. Siamo arrivati all'ultimo slime, ragazzi, che è questo qui, che diciamo che era il meno peggio tra i tre, però dobbiamo vedere sempre adesso come andarlo a modificare. Questo qui magari adesso. Facciamo una cosa, lo vado ad ammorbidire sempre con lo stesso metodo, ok? C'era una lollina dentro. Il colore è stupendo, ragazzi. Quindi non vorrei alterare il colore. Però facciamo scegliere alla ruota cosa andare a mettere dentro. Quindi se gli sprinkles, bla bla bla, tutte le cose lì. Ok, lo slime è stato modificato e devo dire che è veramente bellissimo. Lo poggio sul tavolo. Ok, è diventato veramente morbido, morbido, morbido. Tocchiamo queste palline. È super. Mannaggia, ste palline arancioni. È super, super, super morbido. Allora, andiamo a mettere solamente, non so se due o tre cose, adesso vediamo. Spinniamo la ruota. Vediamo un pochettino cosa dobbiamo andare a mettere dentro. Mi piace! Vediamo un po' cos'altro. Devo vedere se ce l'ho. Ok, mettiamo queste due cose, quindi pigmento e paillette. Ok, ne metto un pochettino. Ok, non so se si vede, ma è bellissimo. Cioè, lo slime è super, super, super pigmentato e io adoro. Ok, adesso mettiamo queste. Wow, paillette rosa. No, vabbè, guardate. Adoro, ragazzi. Eccoli qua tutti e tre i nostri slime modificati. Qual è stata la vostra modifica preferita? Devo ammettere che adoro questi due, ma li amo da impazzire. Questo qua di slime di Halloween è veramente troppo troppo carino come modifica. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che comunque vi sia stato anche d'aiuto e che vi sia piaciuto. Se volete un'altra modifica di slime, tanti bei pollici in su, se volete anche per esempio gli slime fatti da mio fratello, tanti bei pollici in su. Io vi mando un bel bacione. Un fortissimo, un abbraccio super e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un super nuovo video. Bye!